Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tutorial e come vedete dal look non proprio sobrio, un tutorial di un trucco abbastanza comunque veloce da realizzare ma di impatto e molto molto colorato. Il look è appunto questo, sui toni dell'azzurro e del blu, un look abbastanza forte comunque da sera e io spero che vi piaccia e se vi va seguite il tutorial. Un bacio! Inizio applicando come base su tutto l'occhio un paint pot, io lo utilizzo nella tonalità Burr Study e lo vado ad applicare con le dita su tutta la palpebra mobile sfumandolo verso l'alto, verso l'arcata sopraccigliare. Parto con una tonalità di azzurro opaco ed inizio a definire la mia piega, picchiettando quasi il colore per renderlo bello intenso nella piega e all'angolo esterno, disegnando una sorta di V con il pennello e andando ad applicare l'ombretto anche sulla rima inferiore. Con un pennello più ampio da sfumatura vado poi a sfumare un po' i contorni e a diffondere un pochettino il colore. Faccio la stessa cosa ovviamente anche sull'altro occhio e quindi inizio con questa tonalità chiara di azzurro e lo intensifico poi a piacere. Vado poi con un pennello piatto ad applicare una tonalità di ombretto chiara, luminosa. È un bianco argento bello luminoso che vado ad applicare sulla palpebra mobile. Utilizzo poi una tinta labbra di MAC nella tonalità blu, anziché applicata sulle labbra la vado a utilizzare a mo' di eyeliner, quindi uso un pennellino angolato e vado a stenderla sugli occhi. Mi spiace che qui purtroppo è un po' sfocato, però si capisce più o meno i passaggi. Prendo poi una tonalità di ombretto invece sul blu, quindi più scura, e intensifico l'angolo esterno. Con lo stesso pennellino con la quale avevo applicato l'eyeliner, vado poi sempre con questa tinta labbra sul blu a intensificare sia l'angolo interno che l'angolo esterno. Sfumo poi bene tutto per far sì che ovviamente i contorni siano sempre belli morbidi e non ci siano delle linee troppo nette, troppo definite. Quindi sempre con il blu vado poi a lavorare la tinta labbra applicata come eyeliner, sfumandola con un ombretto blu intenso. Rintensifico l'azzurro col pennello da sfumatura, in modo che tutti appunto i colori si amalgamino. E con una spugnetta mi aiuto a pulire il fallout. Faccio la stessa cosa anche per l'altro occhio. In questo caso però ho iniziato prima dall'angolino interno. Questa volta è a fuoco, quindi riuscite sicuramente a vedere meglio. Dopodiché lo vado ad applicare come eyeliner con un pennello angolato. E intensifico l'angolo esterno. Sembra molto marcato, molto intenso e poco sfumato, però il fatto di utilizzare la tinta labbra con questo bel blu mi garantisce una bella intensità di colore e un'estrema durata. Poi, sempre con un pennellino e l'ombretto blu, vado a lavorare i due prodotti insieme e a sfumarli. Lavoro, lavoro, lavoro e sfumo. Mi spiace se ogni tanto, non so perché, ma la videocamera non mette a fuoco. Sfumo anche rima inferiore e cerco sempre di sfumare l'ombretto portandolo verso l'esterno, in modo da allungare il mio occhio e avere un effetto di make-up appunto allungato verso l'esterno.
Ripasso anche in questo caso un po' di azzurro opaco nella piega per amalgamare sempre bene i colori. Anche in questo caso utilizzo una spugnetta e mi aiuto con il mio amato Fast Response, che è un contorno occhi di MAC, che però io spessissimo utilizzo proprio per ripulire i contorni del make-up. Poi utilizzo una tonalità di ombretto chiara luminosa per andare a illuminare l'angolo interno dell'occhio, l'arcata sopraccigliare e ripasso un po' la parte centrale della palpebra mobile proprio per andare a rinforzare un po' questo effetto halo eyes che abbiamo ricreato. Pettino un po' le mie sopracciglia, non so come mai non sono andata a ridefinirle, che fanno un po' pena, ma fa niente. E successivamente uso un pelino di ombretto nero per andare ulteriormente a intensificare l'angolo esterno dell'occhio, all'attaccatura verso proprio la fine dell'occhio e un pelino anche sotto. Applico poi il correttore e vado a sfumarlo con una spugnetta. Quindi picchietto e sfumo. Io, come avete visto all'inizio, avevo già una parvenza di base già realizzata, molto leggera, per cui sono andata ad applicare il correttore giusto dove ne avevo necessità e poi con il pennello da fondotinta vado sempre a uniformare il tutto per non avere macchie di colore e avere una base omogenea. Vado poi anche ad applicare, mi spiace qui di essere uscita dall'inquadratura, una matita azzurra nella rima interna. Applico poi un ombretto liquido di MAC, in particolare questo che utilizzo io è nella tonalità Not Afraid to Sparkle, che adoro, e con un pennellino vado ad applicarlo all'angolo interno dell'occhio, ed è molto molto luminoso, bellissimo, e un pochettino lo vado anche ad applicare molto molto sfumato, salendo verso il sopracciglio e anche sporcando tra virgolette un po' le sopracciglia. Volevo dargli questo effetto così molto luminoso anche in questa zona. Vado a riapplicare il mascara che già avevo all'inizio del video, ma vado appunto a intensificarlo sia ciglia inferiori che superiori. Sempre applichiamolo sia sopra che sotto per contornare bene lo sguardo. Rifinisco bene la base, sempre ripicchiettando un pochettino il pennello del fondotinta. Fisso il tutto con una cipria e vado a fare un pochettino anche di contouring leggero con un pennello ampio, sia fronte, contorni del naso, contorni del viso. Qua non metta fuoco, ecco qua, ci siamo, è di nuovo a fuoco. Applico anche un pochettino di blush che fa effetto salute e lo sfumo bene bene. Applico poi una tinta labbra di MAC, in particolare nella tonalità Burn Spice, nel mio caso. Io adoro queste tinte labbra e, come avete visto, oltre che usarle sulle labbra, mi piacciono molto utilizzate anche sugli occhi. Sono molto versatili e ci potete giocare veramente come vi pare. Inoltre, essendo a lunga durata, durano veramente tantissimo. Si asciugano, si fissano e non le smuovete più. Ottime! E questo è il look finito. E niente, questo è il look finito. Io spero che vi piaccia. E non è uscito esattamente come avevo pensato all'inizio, però comunque tutto sommato devo dire che mi sento soddisfatta. Lo sguardo sicuramente è valorizzato e mi piace molto questa forma così allungata del make-up, che comunque trovo glamour, diciamo così. E mi piace anche il tocco luminoso all'angolo interno e un po' poi sfumato salendo lungo il sopracciglio. E non so insomma quanto renderà poi in videocamera, però insomma spero che comunque si possa vedere abbastanza bene e soprattutto spero che il look vi piaccia. Io intanto vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao.